sembrano da un lato tanti, ma in realtà per noi familiari è come se fosse successo ieri. Allora, tanti perché ci manca da tanti anni e a volte, voglio dire, questa separazione ci addolora. Ma nello stesso tempo sembra ieri perché per noi è sempre presente, col suo sorriso, io dico col suo essere farfalla, quella farfalla che noi abbiamo messo sulla nostra associazione, che per me è proprio un simbolo della sua presenza continua e costante. Ecco, mio fratello mi ha lasciato l'amore verso i più deboli, che era una caratteristica del suo carattere e che mi faceva arrabbiare quando ero giovane, perché naturalmente non tutti i suoi amici potevano piacermi, ma dopo ho compreso come lui in questo mi aveva fatto da maestro, perché poi il mio lavoro in realtà è occuparmi delle persone che sono in difficoltà. Oggi Balestrate ha voluto ricordare nel 34esimo anniversario della morte e del sacrificio del nostro concittadino Giuseppe Bonmarito, del capitano D'Aleo e del carabiniere Morici, l'ha voluto ricordare al meglio, l'ha voluto ricordare con una serie di eventi organizzati dall'associazione Giuseppe Bonmarito, che ringraziamo, tutta la comunità, la collettività ringrazia l'associazione per il lavoro svolto in memoria del nostro concittadino Bonmarito in questi ultimi 10 anni. Oggi appunto qui presenti tutte le autorità civili, militari e religiose, tutta la comunità era presente per far sì, per dare continuità a un lavoro svolto in collaborazione con le scuole, con la parrocchia, con i nuclei operativi dell'Arma dei Carabinieri, per far sì che il passato non resti solo passato ma diventi presente, per far sì che la memoria del nostro concittadino non resti appunto nella memoria esclusiva dei parenti, ma che sia una memoria condivisa affinché tutti sappiano cosa è successo quel 13 giugno del 1983 in via Scobar e cosa significa servire lo Stato fino all'ultimo giorno della propria vita. Nelle prossime settimane verrà intitolato il centro di aggregazione giovanile realizzato in un bene confiscato alla mafia qui a Balestrate alla memoria appunto delle vittime di via Scobar, quindi all'appuntato Bonmarito, al capitano D'Aleo e al carabiniere Morici. È un segnale forte che tutta la comunità ha voluto dare per legare appunto il centro di aggregazione giovanile, quindi un luogo frequentato dai giovani in un bene confiscato alla mafia, legandolo appunto alla memoria di questi 3 servitori dello Stato. Vi ringrazio di essere qui, in particolar modo ringrazio le autorità civili, militari e religiose intervenute, ringrazio tutta la cittadinanza. Grazie ai ragazzi e agli insegnanti dei vari istituti che hanno aderito al progetto da noi proposto come associazione, intitolato Terra da Mare, Ecomafia e Legalità. Ringrazio di vero cuore tutti i soci della nostra associazione, persone davvero speciali che donano il loro tempo, il loro affetto e le loro idee alla nostra famiglia. Sono davvero onorato della vostra presenza. Sapete, far memoria è una cosa molto importante, far conoscere alle generazioni future il sacrificio di chi ha perso la vita e al servizio dello Stato con grande senso di dovere e legalità, ciò è molto fondamentale. Don Giotti, presidente di Libera, presidente dell'Associazione Libera contro le Mafie, pronunciò semplici parole che però mi hanno colpito molto. Non dobbiamo mai dimenticare i caduti, altrimenti li uccidiamo una seconda volta. Ma ricordandoli diamo un senso alla loro morte. Quindi non dovremmo mai dimenticare coloro che per servire lo Stato morirono per mano della mafia. Non dimentichiamoci del capitano Basile, del capitano D'Aleo, del carabiniere Pietro Morici, dell'appuntato Giuseppe Bonmarito.
Non dimentichiamoci quegli anni in cui la parola mafia faceva tremare le persone e nonostante la paura, loro con grande coraggio hanno saputo sfidarla a costo di perdere la loro stessa vita. Grazie a loro, grazie ai nostri uomini, oggi viviamo in una realtà diversa rispetto a quegli anni. Grazie a loro possiamo vedere e sentire sulla nostra pelle ciò che non vedevamo, che adesso non passa inosservato. Grazie a loro oggi noi abbiamo il coraggio di affrontare certe paure e certe ingiustizie. Grazie ai nostri uomini oggi possiamo andare incontro alla legalità e insieme distruggere le ingiustizie e le paure che ci aspettano dietro l'angolo. Grazie. È chiaro che insomma, dopo quello che è stato detto diventa difficile aggiungere qualcosa che si tenga sullo stesso livello. Così, cercando di riprendere alcuni dei passaggi fondamentali, io credo che si sia toccato forse l'aspetto essenziale che desidero a questo punto soltanto evidenziare, quindi non aggiungo nulla, evidenzio qualcosa. Io credo che la dimensione pubblica di un fatto privato, quindi la commemorazione pubblica di un evento che poi ha una dimensione privata, cioè comunque all'osso abbiamo una famiglia che ha perso qualche anno fa dei riferimenti, un padre, qualcuno, un marito, quindi comunque è un fatto prettamente privato che ognuno come tale gestisce con se stesso, quindi un dolore che poi è intimo, che si rinnova in occasione dell'anniversario, ma credo che sia quotidiano. Quindi questo credo che ognuno poi possa declinarlo nella propria dimensione privata e cercare di sforzarsi di capire. Però a questa dimensione privata se ne aggiunge un'altra, che è quella che abbiamo esaltato adesso, per una dimensione pubblica. Cioè la necessità, e non è soltanto un esercizio di stile, la necessità di ricordare e reiterare il ricordo affinché non si perda di vista quello che è successo e soprattutto perché è successo, affinché questo perché non si ripeta. Io credo che questo sia apparentemente una banalità, ma proprio il senso di una commemorazione pubblica, il senso di portare questi esempi, queste storie nelle scuole pubbliche, spero anche in quelle private, cioè garantire una continuità, quindi solleticare il pensiero affinché riflettere tenga vivo, comunque generi una tensione positiva sull'argomento, che non scada nel dimenticatoio, non sia consegnata alla storia. Poi, come questo si realizza nel pratico, come ognuno di noi nella sua vita, nel suo piccolo, perché nessuno è chiamato a essere eroi, c'è qualcuno sfortunato, no? Il mondo, la società che ha bisogno di eroi, perché vuol dire che abbiamo consegnato qualcuno rendendolo obiettivo di qualcun altro. Invece, se diciamo soltanto a livello statistico, ognuno fa il suo e quindi gli obiettivi diventano tanti, l'aggressione diventa molto più difficile. Quindi il senso di legalità promana proprio dal basso, dalle scuole, dalla società, dal singolo imprenditore, da tutti, ognuno nel suo. Io credo questo sia il messaggio di una commemorazione pubblica su argomenti del genere, e questo è quello che mi sento di condividere e su cui mi sento di riflettere con voi. Tutto qua.